Cari amici, eccoci ad un altro incontro dedicato alle patologie e siamo nel grande capitolo delle malattie autoimmuni. Abbiamo parlato dell'artrite reumatoide l'altra volta, oggi parliamo della tiroidite di Hashimoto. Preciso comunque che diciamo malattie autoimmuni TH1, però tutte le malattie autoimmuni tendono, aggravandosi, a generalizzarsi. Quindi se la tiroidite di Hashimoto inizia come malattia autoimmune, TH1 diventa poi anche TH2, la stessa cosa succede per l'artrite reumatoide. Però noi per facilità di classificazione diciamo che è una malattia autoimmune TH1 perché nella maggior parte dei casi che vediamo, che non sono casi magari gravissimi e molto evoluti, è una malattia autoimmune TH1 e possiamo curarla da subito tenendo conto di questo concetto. Quindi tiroiditi, un argomento molto importante, ho dedicato un libro, una dispensa, sto scrivendo un altro libro sempre sulla tiroide. Perché? Perché è una patologia molto molto frequente, è una patologia di cui la gente si preoccupa, non è una patologia gravissima, però è anche una patologia che deve essere curata. Prima perché col tempo tende ad aggravarsi, secondo perché tende ad estendersi e a creare tutto il percorso, la costellazione delle patologie autoimmuni. Quante volte vedo pazienti che hanno il TSH un po' elevato, hanno gli anticorpi un po' elevati, si dice aspettiamo cosa? Cioè dobbiamo curarlo proprio all'inizio, quando ancora i parametri spesso sono del tutto normali, il TSH è normale, T4 sono normali, ma si alzano gli anticorpi, questo è già un segno di tiroidite autoimmune, quindi va curata al più presto possibile. Se si cura precocemente, molto spesso la dovremo curare in adolescenza, anche in ragazze, perché la tiroidite autoimmune colpisce prevalentemente le donne con un rapporto di 5-1, e perché questa? Tutte le patologie autoimmuni colpiscono prevalentemente il sesso femminile, che ha un sistema immunitario più allertato. Dico, spesso si vedono ragazze in adolescenza, 13-14 anni, che hanno degli autoanticorpi, appunto gli autoanticorpi sono di due tipi prevalentemente, anche se in realtà ce n'è qualcuno in più, ma comunque sono gli autoanticorpi antitiroperossidasi e antitiroglobulina. Quelli più banali che si manifestano all'inizio sono gli anticorpi antitiroperossidasi. Quando ci sono questi autoanticorpi è già da curare la tiroidite autoimmune. Se noi la trascuriamo, dopo un po' di tempo aumenterà il TSH ad espressione che la tiroide fatica a produrre gli ormoni in maniera adeguata, e poi pian pianino diminuirà il T4, poi diminuirà il T3, e a quel punto siamo in una situazione di ipotiroidismo franco che comporta moltissimi problemi, che vanno dalla caduta dei capelli, alla depressione, all'ingrassamento, ma anche alle malattie croniche più importanti. Quindi capite che da una piccola cosa non curata possiamo arrivare a situazioni veramente molto importanti. E tra l'altro la tiroidite di Hashimoto, che prende il nome da questo medico degli anni 20 giapponese, questa tiroidite diremo è frequentissima in Italia. Io, se noi guardiamo la cartina del mondo, vediamo che i paesi più diffusi di questa patologia sono l'Italia, il Marocco e la Tunisia. Ma non so perché il Marocco e la Tunisia, però quello che presumo dell'Italia sia perché l'Italia, noi mangiamo nella nostra tradizione molto pane e molta pasta, e questi derivati del frumento, che non è più il frumento di un tempo, non è più il senatore Cappelli degli anni 30, bensì un frumento molto spesso che viene dal Canada, un frumento eccessivamente ricco di gliadina, crea un danno a livello intestinale, e dal danno intestinale si crea poi il danno a livello tiroideo. Tenendo conto anche che la tiroide è strettamente legata con l'intestino, perché ha la stessa origine embriologica. Da qui capiamo anche l'importanza di una dieta attenta, l'importanza della scelta delle farine, che devono essere appunto farine, non conta tanto che la farina sia integrale, conta che sia una farina di farro o senatore Cappelli, per la prevenzione della tiroidite nel soggetto predisposto, perché più estrogeni ci sono, più la tiroide è pronta ad essere attaccata. Quindi tutti questi concetti che sono concetti molto importanti. Quindi quando parliamo poi di tiroidite autoimmuni non parliamo solo di tiroidite di Hashimoto, in realtà parliamo di tiroidite di Hashimoto che determina poi nel tempo l'ipotiroidismo, ma parliamo anche di morbo di Graves che determina poi nel tempo l'ipertiroidismo. Li distinguiamo molto facilmente perché nella tiroidite di Hashimoto aumenteranno gli anticorpi antitiroperossidasi, gli anticorpi antitiroglobulina, mentre nel morbo di Graves aumenta gli anticorpi antirecettore del TSH. E in più il morbo di Graves lo tratteremo in un capitolo a parte delle nostre lezioni, perché è una patologia autoimmune TH2, quindi sono
due cose completamente diverse, e la base poi citochimica di queste due malattie è completamente diversa. Quindi il concetto è questo: la malattia ereditaria di Hashimoto si determina perché avviene un danno a livello della tiroide, che può essere dovuta a una tonsillite batterica, che può essere dovuta a una mononucleosi infettiva che colpisce i linfonodi sottomentonieri, che può essere dovuta all'eccessivo consumo di iodio, per esempio l'eccessivo consumo del sale iodato, e tutte queste cose possono lesionare la tiroide, e lesionano se la tiroide è predisposta appunto da una situazione estrogenica legata al sesso o legata a situazioni, diremmo, particolari, non so, l'inquinamento predispone anche a questo. Quando la tiroide viene lesionata, esce nel circolo sanguigno, escono delle sostanze che sono intracellulari, che sono gli enzimi tiroperossidasi, e si attiva il meccanismo dell'autoimmunità. I linfociti T4 in particolare, TH helper 4, si attivano contro queste sostanze che erano intracellulari, diventano extracellulari, e sviluppano gli anticorpi antitiroidei che pian pianino cominciano ad alterare la struttura tiroidea. Quindi capite tutto questo concetto molto importante. Ognuna di queste cose possiamo fare qualcosa. Per esempio, l'eccesso di iodio viene temperato dall'integrazione con il selenio, e quindi già abbiamo due cose. Quindi ricordiamoci sempre, già nella giovane età, se c'è la predisposizione alla tiroidite di Hashimoto, l'integrazione con il selenio. Il selenio lo troviamo nei lieviti, ma esiste facilmente l'integrazione di selenio. Quindi diremo questo concetto importante della tiroidite di Hashimoto, che si può vedere anche nei giovani, nei giovanissimi. Può insorgere praticamente in due grandi momenti dell'età: o nell'età giovanile, in cui arrivano gli estrogeni e quindi la tiroide può essere messa in difficoltà da estrogeni, pillola e così via, sia nel momento invece diverso, nel momento della menopausa, perché nel momento della menopausa incomincerà a esserci, per esempio, i problemi cardiologici, aritmia e così via, per esempio, che allora ecco che l'amiodarone, farmaco che danneggia la tiroide e predispone alla tiroidite di Hashimoto, oppure la sindrome bipolare, che viene curata con litio, che danneggia la tiroide, oppure ancora il timo, la ghiandola che regola la risposta immunitaria, contrasta l'autoimmunità, con l'età decade, ed ecco allora si apre una finestra, una nuova finestra di malattie autoimmuni, come abbiamo visto anche l'artrite reumatoide avviene molto spesso dopo una certa età, e anche la tiroidite ha un altro momento di fiammata dopo una certa età.